Buon pomeriggio ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti al primo appuntamento di questa settimana monotematica che Le Fonti dedica al diritto penale d'impresa. Siamo arrivati alla terza edizione della TV Week dedicata appunto a questa particolare branca del diritto e per questa edizione abbiamo deciso di approfondire una normativa che ha cambiato profondamente il volto del diritto penale. Stiamo parlando del decreto legislativo 231 che dal 2001 disciplina la responsabilità amministrativa del reato degli enti. Perché abbiamo deciso di approfondire, di dedicare una settimana di focus a questa normativa? Beh, anzitutto perché, lo dicevo, il decreto risale al 2001, quindi quest'anno, più precisamente a giugno, compirà 20 anni. In secondo luogo perché ha inciso non soltanto sul diritto penale, facendo cambiare profondamente la visione dello stesso, che è passato da un'ottica puramente punitiva a un'ottica invece preventiva. E questo è stato un passaggio fondamentale. Ma ha inciso profondamente anche sulla vita delle aziende. Devo dire che continua a farlo. Infatti, a distanza di 20 anni, le fattispecie che costituiscono reato presupposto secondo il decreto si sono allargate sempre più, andando a includere nuovi reati. E questo, devo dire, getta ancora dei dubbi interpretativi e anche delle incertezze operative nelle imprese stesse. Ebbene, oggi inauguriamo questa settimana con un ospite che è una cultrice, possiamo definirlo così, della materia e che fin dall'inizio ha seguito a stretto giro, è stata vicina al decreto, addirittura seguendo insieme a Confindustria le prime indicazioni e linee guida proprio per aiutare le imprese ad orientarsi con lo stesso. Do il benvenuto a Paola Severino, vicepresidente dell'Università Luis Guido Carli. Benvenuta professoressa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per avermi invitata e grazie per questa bellissima iniziativa. Io credo che lei già l'abbia illustrata molto efficacemente, sia pur sinteticamente. Celebrare i 20 anni di questa legge che ha davvero rivoluzionato il senso del diritto penale, passando dalla punizione, dalla semplice punizione alla prevenzione, ha rappresentato davvero qualcosa di innovativo per il nostro legislatore. Decreto legislativo viene varato l'8 giugno del 2001, quindi siamo veramente a 20 anni dal suo varo. Eppure sembra ieri non solo perché 20 anni nel mondo del diritto penale soprattutto sono un'eternità, ma anche perché i problemi rimasti sul tappeto sono tanti e non ancora, come è già stato detto, tutti risolti. Quando incominciai ad occuparmene, anche qui avete già illustrato in premessa correttamente quel che è accaduto, le associazioni di categoria si diedero da fare per aiutare le imprese nella prima fase applicativa di questo innovativo disegno di legge. E quindi Confindustria ed ABI configurarono delle linee guida approvate dal Ministero, sulle quali poi si sarebbero versati fiumi di inchiostro perché cercavano di dare un indirizzo all'applicazione della 231, ma non potevano in alcun modo entrare nella specificità delle organizzazioni che ogni azienda si sarebbe potuta dare in applicazione della 231. Perché non potevano farlo? Non potevano farlo perché il modello organizzativo che nasce come conseguenza del decreto legislativo 231, ma riprenderemo poi questo argomento, deve diventare una sorta di abito su misura che ogni azienda deve confezionare tenendo conto delle proprie specificità. Questo è il messaggio del decreto legislativo. Ogni azienda deve auto-organizzarsi in maniera efficace per evitare e prevenire la commissione di alcune categorie di reati da parte di suoi dipendenti o dirigenti nell'interesse o a vantaggio della società. Con questa apparentemente complessa proposizione che contiene in sé tutti gli elementi oggettivi della fattispecie di responsabilità dell'ente, abbiamo incominciato ad inoltrarci nel contenuto specifico della stessa. Ma prima di farlo dobbiamo risolvere o affrontare, non certo risolvere oggi in mezz'ora. Io lancio dei temi che poi direi l'intensità di questa settimana nella quale
Vi rivedrete, ci rivedremo per analizzare più approfonditamente questo istituto. Mi consente però di partire dall'intitolazione di questa legge, responsabilità amministrativa dell'ente, perché il legislatore ha voluto qualificarla come responsabilità amministrativa per differenziarla dalla responsabilità penale, nel presupposto che si tratti di una normativa prevalentemente di prevenzione, dalla cui applicazione possono derivare delle conseguenze benefiche per le società, ma che comunque vengono applicate nell'ambito di un giudizio penale da parte di un giudice penale e con delle decisioni che possono essere particolarmente afflittive per l'impresa, anche delle decisioni che possono comportare la morte dell'impresa. Sappiamo tutti che la confisca o l'interdizione dallo svolgimento dell'attività di impresa sono l'equivalente della pena di morte, per le persone fisiche. Dunque, per la persona giuridica è ammessa da questa normativa la pena di morte, eppure, continuiamo a chiamarla responsabilità amministrativa degli enti. Dobbiamo tutti condividere l'idea che si tratti per certi aspetti di una sorta di fictio iuris. Perché certamente l'afflittività e il fatto di essere gestita nell'ambito di un giudizio penale che nasce dal reato commesso da uno dei dipendenti o dirigenti della società nell'interesse della stessa ci porta a dire che si tratta di qualcosa di molto simile al processo penale, ma che non si identifica con esso perché la responsabilità da reato della persona fisica è diversa dalla responsabilità della persona giuridica. E vediamo perché. È importante comprendere fino in fondo il presupposto della legge per poi darne corrette applicazioni. A me non piace fare teoria per fare teoria, a me piace inquadrare correttamente dal punto di vista teorico gli istituti perché conosco le conseguenze pratiche che derivano dal corretto inquadramento degli istituti. Dicevo, non si identificano con la commissione del reato, hanno la commissione del reato come uno dei presupposti della condotta che viene rimproverata all'ente. E qual è la condotta rimproverata all'ente? Quella di non aver impedito o non essere stata capace di prevenire il reato che è stato realizzato da uno dei suoi dirigenti o da uno dei suoi dipendenti. Con violazione del modello organizzativo che era stato predisposto dalla società o in assenza di questo modello organizzativo per il fine di interesse o vantaggio della società. Professoressa, mi scusi se la interrompo perché lei ha detto una cosa molto importante. Il modello organizzativo, come dire, non è detto che venga predisposto, e questo perché la legge non obbliga ed è giusto farla come premessa per il nostro pubblico, nonostante sia di vitale importanza in molti casi e in questo periodo, rientrando nella più ampia gestione del rischio, l'abbiamo visto, ahimè, proprio durante quest'anno di pandemia, e nonostante nel tempo ci siano state varie proposte per renderlo obbligatorio, in realtà le aziende non sono assolutamente obbligate a dotarsi di un modello 231 e forse quell'incertezza di cui entrambe abbiamo parlato rientra un po' nel novero anche di questa non obbligatorietà del modello stesso. Lei ha perfettamente ragione, mi interrompo ogni volta che dobbiamo approfondire un aspetto che magari si dà per scontato, ma non lo è assolutamente, quindi grazie davvero. Lei ha perfettamente ragione quando sottolinea il fatto che non si tratta di un obbligo, ma noi siamo soliti dire un onere. Non so se sia corretto qualificarlo come un onere. Certamente la legge non lo rende obbligatorio. La legge cerca però, e gli interpreti della legge soprattutto, di invitare le società a dotarsi di un modello organizzativo, perché non solo in questo modo, ma questo mi permetta di dirlo non da penalista d'impresa e quindi con un occhio sempre attento al versante delle imprese, non solo perché questo aiuta a riordinare la distribuzione dei compiti e dei poteri all'interno della società, ma anche perché un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato potrebbe salvare dalla responsabilità la società qualora si dimostri appunto
che esso era in piedi e che era idoneo a prevenirlo. Certamente oggi le grandi società e i grandi enti si sono tutti dotati di modello organizzativo, anche perché molte delle normative relative agli appalti, soprattutto agli appalti internazionali, richiedono che la società abbia un modello organizzativo e un codice etico, che è un po' la premessa di carattere generale del modello organizzativo. Ma non è detto che tutte le società, soprattutto le piccole e le medie società, se ne dotino. Allora la domanda qual è? Perché la legge non lo rende obbligatorio? Esattamente, mi ha anticipata perché è esattamente quello che volevo chiederle. Allora, due domande gliele faccio in contemporanea. Da un lato, perché la legge non lo rende obbligatorio e quindi come mai in questi 20 anni gli attori che ruotano intorno alla 231, in primis il legislatore, non ha pensato di come dire, renderlo appunto obbligatorio nonostante poi le proposte siano state avanzate. In secondo luogo, invece, con occhio alle aziende e tenuto conto proprio della sua esperienza, non soltanto accademica, ma come penalista, le chiedo perché le aziende continuano a vederlo come una duplicazione di processi, come un aggravio nei costi. Addirittura alcune parlano di limite alla libertà di impresa, anziché vederla come una reale opportunità. Certo, allora rispondo alla prima domanda: perché non è stato trasformato in un obbligo? A mio avviso, perché per trasformarlo in un obbligo occorreva dare tipicità e tassatività agli elementi che la costituiscono. Perché per rendere obbligatoria una misura occorre perlomeno mettere i paletti entro i quali quella misura di prevenzione deve essere costruita. Paletti che, devo dire, noi abbiamo suggerito più volte, ma che non si sono mai trasformati in un modello che, una volta approvato dal Ministero della Giustizia o dal legislatore, potessero rappresentare la guaina nella quale collocare poi i modelli organizzativi delle singole imprese, ma nella quale poi mettere i paletti, per esempio, ci deve essere l'organismo di vigilanza. Come deve funzionare il servizio di internal audit, come va fatto il monitoraggio per la creazione di un modello organizzativo vero. Tutti questi punti si sarebbero potuti tipicizzare e i modelli che si ispirassero a questi punti avrebbero potuto essere promossi. La verità è che, promossi e comunque approvati, la verità è che il meccanismo di approvazione sarebbe stato estremamente complesso e di fronte a questa complessità tutto si è fermato. Si prevedeva una commissione nuova proprio con l'ultima legislatura che riprendesse in mano il tema, ma poi il Covid naturalmente ha configurato delle emergenze che hanno impedito di farlo. Io lo suggerisco fortemente perché un'impresa che vede messi i paletti nell'ambito dell'obbligatorietà può avere un incentivo ulteriore ad applicare un modello organizzativo. Seconda domanda, perché le società lo vivono come un aggravio di costi? Certamente l'aggravio di costi c'è. Bisogna vederne i benefici e i benefici sono, a mio avviso, enormi. Sono quelli di una concorrenza leale, sono quelli di presentarsi sul mercato come dei soggetti che fanno della concorrenza leale un valore straordinario. E quindi si tratta non di un costo soltanto, ma di un investimento in qualità. Questo investimento in qualità deve essere naturalmente vissuto come tale dalla società. Certo, ci saranno poi dei limiti alla libertà di operare come ti pare, me lo metto tra virgolette, ma sono dei limiti benefici, sono dei limiti che ti instradano, per esempio, sulla via corretta della delega di poteri e di funzioni secondo le necessità e non soltanto come uno scarico di responsabilità verso l'altro, l'alto. Quale ne sarà il vantaggio? Vedere il riconoscimento di quelle deleghe, di quelle procure in chiave di individuazione delle singole responsabilità. D'altra parte, però, devo dire che la prima giurisprudenza non incoraggiò le imprese all'adozione di un modello organizzativo. Perché? La prima giurisprudenza
confuse l'idoneità o mise insieme l'inidoneità del modello organizzativo con la commissione del reato, con una proposizione molto semplificatoria: poiché il reato è stato commesso, il modello non era idoneo. Ora, è chiaro che questo ragionamento è sbagliatissimo e che per fortuna alcune sentenze in epoca successiva lo hanno specificato. L'idoneità è una prognosi sul futuro, che viene fatta, Ex nel momento post, successivo. Ma esatto, che è un altro dei grandi problemi che vengono, come dire, non contestati, però su cui le aziende si riflettono, è proprio quello, la validità del modello 231 chiaramente si viene a valutare ex post e non ex ante, come diceva giustamente lei, quindi molte aziende si chiedono effettivamente, perché poi anche un altro problema è l'assenza totale, diciamocelo, di dati concreti, quindi effettivamente le aziende si chiedono, ma poi i tribunali, le procure a cui accennava lei, come valutano? Valutano i modelli 231 nell'ambito delle loro considerazioni? Qui mi rivolgo nuovamente all'avvocato penalista, lei che tipo di polso ha su questa situazione? ma io ho un polso, diciamo, positivo, nel senso che in ogni difesa che predispongo e che vedo predisporre da tanti colleghi c'è una parte dedicata all'idoneità del modello organizzativo. Qui però io devo fare un appello ai nostri colleghi, ai professionisti, da questo punto di vista e agli imprenditori anche. Non spendete tanto denaro in modelli organizzativi che sono semplicemente dei manifesti da attaccare alla parete. Il modello organizzativo, per essere giudicato idoneo, deve avere dei contenuti specifici, cioè deve essere basato sul monitoraggio delle attività d'impresa, sulla loro capacità di incidere sul settore del reato, per esempio individuare se ci sono rapporti con la pubblica amministrazione e quindi monitorare in maniera più approfondita quel settore, dando una serie di prescrizioni a dirigenti e dipendenti in modo da poter evitare che si realizzino quei reati. Se il modello diventa di totale astrazione e dunque è semplicemente un ciclo stile che viene fatto per n società, non avrà nessun valore. Sarà stata una spesa inutile. Se il modello invece è fatto su misura per quell'azienda, e cioè individua le aree a rischio, le monitora, lascia traccia di questo monitoraggio, individua le specifiche norme di prevenzione per le specifiche categorie di reato che si vogliono prevenire, ecco che quel modello potrà essere giudicato idoneo, dal magistrato. E vi dico anche che un modello organizzativo idoneo, è fondamentale per evitare le misure preventive. Vi fu un caso molto eclatante, che fu quello di Telecom Sparkle, nel quale fu chiesta la misura interdittiva da parte della Procura al giudice, al GIP, dall'esercizio delle attività di questa grande azienda italiana. Il processo è concluso, quindi ne posso parlare tranquillamente. Visto il pericolo che correva una delle più grandi imprese italiane, implementammo, integrammo il modello organizzativo che la società fortunatamente aveva adottato, confezionando un modello riparatorio, cioè un modello che desse, alla procura la tranquillità che quel reato, quel tipo di reati non si sarebbero replicati. Bene, grazie a questo modello, ritenuto poi idoneo dalla procura, la misura venne revocata. E allora vedete che c'è una concreta utilità, ci può essere una concreta utilità del modello se esso è giudicato idoneo, dalla procura o dal tribunale nel momento nel quale si vada a giudizio. Qual è il problema? Il problema è che l'idoneità del modello rappresenta quasi sempre l'ultima sponda, perché intanto si tratterà l'esistenza o l'inesistenza del reato e la sua riconducibilità al dirigente o dipendente dell'azienda. C'è un'altra considerazione che vorrei fare, perché dobbiamo fare un po' una scelta di problemi rimasti irrisolti, nel presupposto che chi ci ascolta abbia compreso quale sia il presupposto, ma sia anche dotato di
capacità professionali o comunque di dotazioni giuridiche tali da leggere il contenuto della legge e quindi sapere che la responsabilità amministrativa scatta quando un ente di qualunque natura viene chiamato a rispondere perché un suo dipendente dirigente ha commesso uno dei reati contenuti in un elenco indicato dalla legge. Il tema più spinoso oggi qual è? È quello della inclusione dei reati colposi nell'elenco dei reati che sono il presupposto di questa responsabilità. Perché? Perché vedete, già la responsabilità della società è una responsabilità per colpa. Fondo l'addebito di non essere stata prudente e quindi di non aver organizzato un modello idoneo a prevenire il reato, è un addebito di colpa. La colpa della società è una colpa di organizzazione. Poi c'è l'elemento oggettivo della commissione del reato, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato prima. Se io abbino a questa colpa un reato colposo, non rischio di schiacciare, la società tra due forme di colpa, quella per esempio per non aver provveduto, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e quella per non aver adottato un modello organizzativo. Questo è uno dei quesiti più importanti, della 231, che la giurisprudenza non sempre risolve correttamente e di cui vi vorrei dare la strada della corretta comprensione. La colpa sta nel comportamento del dipendente dirigente che non ha osservato le prescrizioni, di prevenzione infortuni. La colpa della società, dell'impresa, è quella di non aver strutturato un modello organizzativo idoneo a prevenire il comportamento di quel dipendente dirigente. Ecco, in questo sta la differenza tra la responsabilità colposa della persona fisica e la responsabilità colposa della persona giuridica. C'è un Professore, altro sì, mi tema dica, mi scusi. discusso. No, no, continui, prego. Mi Prego, dica, ma continui. sarò brevissima. Tra l'altro, sto guardando che mancano solo 6 minuti, quindi vorrei poi essere disponibile per le sue domande. C'è un altro tema che ancora oggi è molto discusso ed è quello relativo alla possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente per responsabilità 231. La risposta della assolutamente prevalente giurisprudenza in senso negativo. La società è già chiamata a rispondere come responsabile civile del fatto commesso dal suo dipendente e per giunta, di qui l'importanza dell'intitolazione, la responsabilità amministrativa dell'ente non è una responsabilità per aver commesso il reato, ma spero sia stato chiaro da queste mie poche parole, è una responsabilità di tipo diverso. Si assiste oggi però a qualche pronuncia di tribunali di merito che riaprono il tema. A mio avviso gli elementi contro questa interpretazione sono tanti e li possiamo rinvenire soprattutto nella giurisprudenza di Cassazione che ha molto correttamente affrontato il tema. Professoressa, io mi stavo riagganciando a quello che aveva, a cui aveva accennato lei, quindi al concetto di colpa, in particolar modo aveva citato proprio tutto ciò che è legato al mondo del lavoro e in questo momento, come dicevamo, i rischi legati alla pandemia, al mondo del lavoro si sono amplificati, chiamando in causa proprio i modelli 231 e la loro revisione. Questo per l'operatività di molte aziende è stato veramente vitale. Volevo chiederle, dal suo punto di vista, quali rischi dovrebbero essere in particolar modo attenzionati, posto che appunto quello sanitario non è certo l'ultimo, né l'unico, dei più importanti di quest'anno? Cioè lei dice al di là del rischio per la prevenzione della salute dei lavoratori. Assolutamente sì, che ovviamente in pandemia si è moltiplicato, però Certo. non vogliamo parlare solo di pandemia perché ahimè, Chiaro. poi nell'ultimo anno in realtà i rischi sotto tanti profili, penso anche a quello ovviamente finanziario, come ben sappiamo, con le varie agevolazioni che però richiedono tutta una serie di presupposti per essere messe in campo. Quindi ci sono veramente tantissimi rischi che le aziende si trovano ad affrontare e avremo
farei piacere che lei, come esperta, desse ovviamente qualche consiglio su cosa attenzionare che magari causa rischio sanitario e sta passando un po' in sordina in questo momento. Certo, ma io direi che come sempre il rischio che metterei in maggiore evidenza è quello della corruzione. Perché? Perché le aziende che hanno a che fare con la pubblica amministrazione sono tante, corrono un rischio di corruzione e soprattutto lo corrono rispetto a quelle forme di diciamo prestiti privilegiati oppure di forme di assegnazione. Fast track che la pubblica amministrazione sta cercando di introdurre. Ecco, queste richiedono una tenuta particolare da parte dell'impresa, capire che dotarsi di un buon sistema di organizzazione per poter godere del fast track senza correre il rischio di concorso nell'abuso d'ufficio oppure di percezione di utilità in maniera non corretta è fondamentale. Io credo che anzi proprio in questo periodo si debbano rafforzare i presidi anticorruzione. Un altro presidio importante è quello che riguarda i reati tributari, anche quelli sono di recente introduzione e bisogna sapere che un comportamento non corretto dal punto di vista tributario può comportare non solo responsabilità per quella tipologia di reati, ma anche una responsabilità della persona giuridica con gravi sanzioni e rischio anche per la prosecuzione dell'attività dell'azienda. Alcuni di questi rischi verranno da noi approfonditi anche nel corso di questa settimana, ma non solo, perché le fonti continuerà a monitorare durante il corso dell'anno la 231, proprio perché vogliamo accompagnarla lungo tutto l'anno che ne segna il ventennale. In particolar modo a settembre uscirà uno speciale di Le Fonti Legal dedicato proprio alla 231, quindi l'invito anzitutto è a lei di poter dialogare e continuare la riflessione con noi anche su quel canale, naturalmente. La ringrazio molto, la ritengo una riflessione utilissima. Il monitoraggio delle leggi è un momento fondamentale, non si possono emanare leggi e poi non seguirle nel loro cammino. E noi non possiamo che essere d'accordo con lei. Grazie allora alla professoressa Paola Severino per essere stata con noi. Arrivederci. Grazie mille e buon lavoro, arrivederci. Grazie ai nostri telespettatori, l'appuntamento con la TV Week dedicata al diritto penale di impresa, in particolar modo alla 231, prosegue domani alle 14:30. Noi vi lasciamo per una breve pausa pubblicitaria e ritorno ai nostri focus sui mercati. Grazie per essere stati con noi.